Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto su Radio Buon Consiglio e voi tutti gentili ascoltatori collegati alla nostra radio. Un santo pomeriggio a tutti, Ave Maria, dottor Leonardo Maria Pompei, che è con voi per una nuova puntata di Spazio Giovane del ciclo di catechesi, come sappiamo, dedicato alla Divina Volontà. E siamo giunti nella volta scorsa a parlare del fiat redimente e in particolare di ciò che Gesù ha fatto per noi sulla terra in unione con la Divina Volontà. Abbiamo letto un testo assai edificante dato dagli scritti di Luisa del 19 gennaio del 1919, del 29 gennaio, scusate, del 1919, contenuto nel volume dodicesimo, un testo dal contenuto assai denso ed intenso, che per ovvie ragioni, essendo giunti al termine della puntata, ho dovuto rimandare il commento ad oggi, non alla puntata successiva. Quindi oggi sicuramente, quantomeno per una parte della trasmissione, forse per tutta, dipende da quanto sarà necessario commentare queste splendide parole, saremo anzitutto attenti a riprendere questo articolo, non questo articolo, questo scritto, questa rivelazione di Gesù, e a commentarla per comprendere ciò che lui ha fatto con noi. Salto il preambolo, l'abbiamo visto la volta scorsa, e vado direttamente a quello che Gesù dice a Luisa. Allora, figlia mia diletta, voglio farti sapere l'ordine della mia provvidenza. Ogni corso di 2000 anni ho rinnovato il mondo. Nei primi lo rinnovai col diluvio, nei secondi 2000 lo rinnovai con la mia venuta sulla terra, attenzione, in cui manifestai la mia umanità, da cui, come da tante fessure, traluceva la mia divinità. Ed i buoni, gli stessi santi dei secondi 2000 anni, sono vissuti dei frutti della mia umanità, e all'ambicco hanno goduto della mia divinità. Ora siamo in circa del terzo 2000 anni e ci sarà una terza rinnovazione. Ecco perciò lo scompiglio generale non è altro che il preparativo alla terza rinnovazione. E se nella seconda rinnovazione manifestai ciò che faceva e soffriva la mia umanità e pochissimo ciò che operava la divinità, ora, in questa terza rinnovazione, dopo che la terra sarà purgata ed in gran parte distrutta la generazione presente, sarò ancora più largo con le creature e compirò la rinnovazione col manifestare. Scusate, c'è una caduta di linea dalla radio. Bene, carissimi ragazzi e ragazze ascoltatori di Radio Buon Consiglio, a tutti, purtroppo ci sono stati dei problemi tecnici, scusate l'interruzione. Riprendiamo da dove ci siamo fermati. Stavo rileggendo il testo della scorsa settimana con cui abbiamo chiuso la puntata sulla Divina Volontà, dove Gesù parla anzitutto delle rinnovazioni del mondo. Riprendo dal capoverso precedente che diceva così: ora siamo in circa nel terzo 2000 anni e ci sarà una terza rinnovazione. Ecco perciò lo scompiglio generale, non è altro che il preparativo alla terza rinnovazione. E se nella seconda rinnovazione manifestai ciò che faceva e soffriva la mia umanità e pochissimo ciò che operava la divinità, ora in questa terza rinnovazione, dopo che la terra sarà purgata ed in gran parte distrutta la generazione presente, sarò ancora più largo con le creature e compirò la rinnovazione col manifestare ciò che faceva la mia divinità nella mia umanità, come agiva il mio volere divino col mio volere umano e come tutto restava concatenato in me, come tutto facevo e rifacevo, ed anche un pensiero di ciascuna creatura era rifatto da me e suggellato col mio volere divino. Ora, questo passaggio non è che è fondamentale, figlioli miei cari, di più. Ecco, perché il senso di queste catechesi è farci comprendere bene che cos'è il dono della Divina Volontà, capite? Quindi perché oggi e non prima, e Gesù stesso l'ha spiegato, cosa comporta, come si vive in esso, che poi sarà l'ultima parte della catechesi. Qui Gesù dà una spiegazione fondamentalissima e dice questo: c'è stato il peccato originale. Dopo i primi 2000 anni,
L'umanità è stata purificata. Se uno legge i libri della Genesi, dal capitolo 3 in poi, mi ricordo un professore della Pontificia Università Gregoriana, dove studiai i primi anni di seminario, diceva: si assiste all'americano ad una valanga di peccati. Quindi c'è una corruzione, una degradazione dell'umanità impressionante, cioè che fa dire addirittura a Dio prima del diluvio: mi sono pentito di aver creato l'uomo. Cioè, l'uomo è diventato mostruoso, qualcosa di assolutamente orripilante, non guardabile, del tutto proprio persa anche, come dire, non dico la dignità umana, ma la bellezza, insomma, interiore, lo splendore della sua anima, no? Che tra l'altro è cosa che si può constatare anche ai tempi odierni, perché quando qualche persona, ahimè, si infogna, si infanga, ecco, nel male, diventa un mostro, diventa mostruosa, non tanto nelle fattezze fisiche, diciamo, no? Quanto nella totalità della sua persona, no? Il peccato è corruzione, è degradazione. Allora, attraverso Noè, Dio manda il diluvio, fa piazza pulita e lascia sopravvivere attraverso Noè quel ceppo, diciamo, dell'umanità, diciamo, rimasto ancora guardabile. Subito dopo Noè, sappiamo, dalla Sacra Scrittura, arriva la costituzione del popolo dell'antica alleanza. Quindi parte la seconda decade di 2000 anni, abbiamo già visto, e arriva il popolo ebraico. Dopo questi altri 2000 anni arriva Gesù e il Fiat Redimente. Allora, che cosa fa Gesù nella redenzione? Distrugge il peccato perché potessimo ottenere il perdono e restituisce all'uomo la grazia santificante. È chiaro che il cuore del mistero che noi celebriamo è il Verbo fatto carne. Quindi, capite, Natale, e la vita di Gesù è stata una vita, diciamo, vissuta da vero uomo, compiendo, questo è quello che appare più evidente, l'opera della redenzione. Quindi, e come? Soffrendo nella sua umanità, questo è quello che ha fatto Gesù. Gesù ha sofferto nella sua umanità tantissimo, d'accordo? Ecco. Nasce la Chiesa, e che cosa succede dall'anno zero fino a oggi, d'accordo? Più o meno. Succede che l'umanità di Cristo diventa oggetto e soggetto di meditazione e di imitazione, e tale sempre resterà, d'accordo? Questo gradino non sarà mai bypassato, d'accordo? Allora, qual è l'ascetica della santità classica? L'imitazione di Cristo. Cosa ha fatto Gesù? È stato povero, ci facciamo poveri con lui. Cosa ha fatto Gesù? Era mortificato, abbracciamo la mortificazione volontaria. Cosa ha fatto Gesù? Ha predicato il Vangelo, costituiamo congregazioni religiose come francescani e domenicani che predichino il Vangelo. E è stato per 30 anni nascosto a Nazareth? Bene, ci ritiriamo dal mondo, questo è il principio del monachesimo, e offriamo e riviviamo una vita simile a quella che viveva Gesù nascosto a Nazareth. Che faceva Gesù nascosto a Nazareth? Faceva il falegname. E viveva in famiglia e pregava, lavori manuali, vita di comunità e preghiera, il fondamento del monachesimo. Tutte le forme, diciamo così, no? Di santità post-Cristo nella Chiesa hanno avuto questo fondamentale criterio. Cioè, che cosa è? Cosa ha spiegato Gesù? Con la mia venuta sulla terra in cui manifestai la mia umanità, i buoni, gli stessi santi dei secondi 2000 anni sono vissuti dei frutti della mia umanità, d'accordo? Quindi, perché? Perché ho manifestato da principio ciò che faceva e soffriva la mia umanità, ma pochissimo la divinità. Cioè, cosa ha manifestato in effetti Gesù della sua divinità terrena? I miracoli. D'accordo? Il fatto che dai Vangeli traspare la conoscenza dei cuori, l'impero che aveva sui demoni, vabbè, ovviamente la risurrezione, d'accordo? Però la vita intima, cioè tu dici questo è il Verbo fatto carne, ma Dio che faceva dentro l'umanità di Gesù, nel suo interno? Non si sa, non si sapeva. E che cos'è la rivelazione della divina volontà? Esattamente questo, d'accordo? Cioè Gesù mostra, e qui lo dice, accenna, io chiaramente qui comincerò a spiegare perché sono tanti gli scritti
in cui Luisa parla di queste cose, però capite, andarli poi a riprendere tutti, a parte che sarebbe impossibile, ma diventerebbe poi anche un pochino pletorico. Questo, diciamo, ciclo di catechesi deve essere un'introduzione alla divina volontà, una comprensione di ciò che essa è e una spiegazione di come si vive. Poi chiaramente spetterà a chi, ecco, a chi ci crede, a chi è entusiasta, a chi è affascinato, di prendere gli scritti, sapendo ormai i grandi parametri, di cominciare ad approfondire, soprattutto si spera a vivere questa cosa, no? Allora, dice, adesso siamo, allora, per 2000 anni siamo andati avanti così. Luisa, come sapete, è vissuta a cavallo tra la fine del 1800 e la prima metà del 1900, d'accordo? È stata la pioniera, capito? Luisa Piccarreta, secondo Gesù, è stata la prima persona, dopo Gesù e Maria, e quindi e loro a loro volta dopo Adamo ed Eva, a vivere il dono della divina volontà, ed è stata la prima a vivere nella condizione creaturale di figlia d'Adamo, perché Luisa Piccarreta era una donna come tutti noi, d'accordo? Di bassissima cultura, nata umanamente, segnata dalla colpa d'origine, ricevente tutti i sacramenti, ha ricevuto la messa e tutti i sacramenti, l'abbiamo visto la volta scorsa, fino alla morte. E conducendo una vita di mortificazione, perché Gesù l'ha messa a letto, poi vedremo meglio, sempre meglio perché, e di lavoro, lei faceva come lavoro la lavorazione del tombolo, quando faceva una vita normale, come dire, come tutti quanti i figli di Adamo, mangiava, beveva, dormiva in posizioni strane, perché così il Signore l'aveva messa, e basta. Ora, che cos'è il dono della divina volontà, anzitutto? È la rivelazione di ciò che la divinità di Gesù operava nella sua umanità. Cioè le operazioni divine che avvenivano dentro l'interno di Gesù. E quali erano? Tutto facevo e rifacevo, attenzione, ed anche un pensiero di ciascuna creatura, attenzione, era di fatto da me e suggellato col mio voler divino. Questo è un passaggio fondamentalissimo che noi dobbiamo comprendere. Perché se non si comprende questo, non si capisce niente della divina volontà. E infatti poi dirà, subito continuiamo a leggere, che chi non capisce alcune cose non ne esce e non ne capisce un'anca. Allora, nei 30 anni di vita nascosta, tutti si sono sempre chiesti: ma come mai Gesù è stato 30 anni a Nazareth? Sono tantissimi. E le risposte sono state le più svariate, d'accordo? Sì, doveva spiegarci il primato della preghiera, quindi la vita nascosta ci fa comprendere che per 3 anni di predicazione devi pregare per 30 anni, quindi c'è il primato della vita interiore. Verissimo. I santi mariani hanno detto un'altra cosa, no, vera, di più: si è goduto per 30 anni la Madonna. Sicuramente sì, per quanto mi riguarda, senza nessun dubbio, e ha lasciato che la Madonna per 30 anni giustissimamente si godesse, unica creatura degna di poterlo fare, il Verbo di Dio fatto carne, cosa questa che dovrebbe darci una grandissima gioia, ed è anche questa vera. Ma il problema, cioè il punto fondamentale, ancora più importante, è un altro, cioè che Gesù ha rifatto da uomo tutti gli atti, attenzione, tutti, di tutti gli esseri umani, passati, presenti e futuri, che gli uomini non avrebbero fatto, quindi avrebbero omesso di fare, avrebbero malamente fatto. Cioè, attenzione, lui era il figlio di Dio fatto uomo. Evidentemente con la sua divinità presente nella sua umanità, era evidentemente presente al massimo grado, come dire, la proprietà fondamentale della divinità, che è appunto la divina volontà, per mezzo della quale tutto sussiste ed esiste. Allora che succede? L'umanità di Gesù, la sua volontà umana, il suo intelletto umano, ma anche le sue opere umane, e opere, come dire, coscienti e incoscienti, per esempio anche i soggetti inconsci, il dormire, il camminare, il mangiare, il bere, erano tutti compiuti in unione con la divina volontà, come era peraltro per il nostro progenitore Adamo. Ora, noi uomini, da Adamo in poi, abbiamo più compiuto mai un atto nella divina volontà? Cioè,
un atto, qual è l'importanza di un atto compiuto nella divina volontà? Un atto compiuto nella divina volontà è un atto degno di Dio. Capite? Cioè, voi sapete che questo lo sappiamo, no? Pensate per esempio al motto dei padri gesuiti, no? Il nostro Papa è un gesuita. Qual è il motto di Sant'Ignazio? Ad maiorem Dei gloriam. Attenzione, cioè, nella santità classica è chiaro che le nostre azioni devono essere dalla nostra libera volontà tutte quante indirizzate alla maggior gloria di Dio, d'accordo? Perché il peccato, che è l'atto contrario per antonomasia alla divina volontà, toglie la gloria a Dio, cioè, capite? Perché è un'offesa fatta a Lui. Ovviamente non posso adesso qui fare un trattato di teologia morale, non gli toglie la gloria essenziale, perché a Dio nessuno può togliere la gloria, ma gli toglie quella gloria accidentale che deriva dal fatto che la creatura è obbligata a rendere culto, gloria e onore a Dio, perché noi tutto abbiamo ricevuto da Lui. D'accordo? Allora che cosa dicevano l'ascetica classica? La tua libera volontà umana si sforza di agire in maniera da rendere gloria a Dio, d'accordo? Allora sta attento a evitare quel difetto, sta attento a praticare quella virtù, sta lontano dal peccato, dai comandamenti, e già questo è tantissimo, questo qui. Questo vuol dire farla la divina volontà. Però un atto di questo genere è ancora un atto, dice San Luigi Maria Monfort, e lo spiega benissimo, che è poi il fondamento del trattato umano, d'accordo? Quindi è limitato per quanto sia buono, è ordinariamente imperfetto, d'accordo? Perché adesso dico, ecco, sto facendo la catechesi, facciamo questa bella catechesi per la gloria di Dio, però magari dentro di me, Dio non voglia, però ci può essere la sottile compiacenza, ah che bella catechesi che ha fatto, d'accordo? Ah quante cose sa, di destra e sinistra. Quindi, certo, l'atto si spera che in se stesso sia buono, però può essere macchiato da qualche piccola disposizione, quindi non è perfettamente gradito a Dio, perché a Dio gradisce soltanto gli atti perfetti. Siate perfetti, ha detto Gesù, come è perfetto il Padre nostro nel cielo. In paradiso, questo ovviamente ce l'ho, non entra nulla di imperfetto. Ecco perché esiste il santo purgatorio. Cioè davanti a Dio non c'è la minima ombra, perché anche l'imperfezione, per quanto sia ai nostri occhi una quisquilia, davanti a Dio è un orrore. Capite? Allora, io per quanto santo divento, non potrò mai compiere né un atto divino, né un atto assolutamente perfetto. Ma manco se so San Francesco, manco se so Padre Pio, non è possibile, capite? Cioè potrò veramente avvicinarmi, ma non perfetto mai. E divino mai, perché sarà sempre l'atto di me, essere umano. Attenzione però. Se un atto è fuso con la divina volontà, quell'atto non è più un atto umano, ma diventa un atto divino. E essendo fuso con la divina volontà, attenzione, presupposta la liceità e la bontà dell'atto, viene divinizzato. Perché dico presupposta la bontà e la divinità dell'atto? Perché io non posso certamente fondere con la divina volontà un peccato, sarebbe una bestemmia, d'accordo? O una cosa anche leggermente distorta, negativa. Ok? L'hanno fatto questo gli uomini? Nessuno. Cioè, fino a Luisa Biccarreta, noi abbiamo generazioni e generazioni di uomini che non sanno mai secondo me cosa fosse, d'accordo? Quindi è già un miracolo se hanno combinato pochi guai. Quindi, se dopo Gesù si sono sforzati di tendere alla santità, a volte anche compiendo dei gesti eroici come martiri, questo è già un miracolo. Ma atti divini e assolutamente perfetti, eccettuata la Divina Maria. Perché l'abbiamo visto cronologicamente ancora prima di Gesù, dall'istante della concezione ha rinunciato alla sua e ha vissuto in unione perfetta con la divina volontà. Non l'ha fatto nessuno, nessuno. E quindi nessuno degli atti degli uomini è degno di Dio. Ma poteva Dio rimanere ad aver creato una razza umana senza che nessuno, eccettuato la Madonna, ma proprio nessuno, facesse un atto degno di lui? Ma no, non è possibile. Allora, numero uno, cosa ha fatto Gesù? Ha fatto un'operazione di quella che tecnicamente si chiama di sostituzione vicaria. Attenzione, cioè, in tutti gli atti che lui faceva, adesso seguite bene questo passaggio, unito alla divina volontà, riparava e rifaceva tutti gli atti
compreso quelli inconsci, tipo il dormire. Gesù dormiva, il respirare. Gesù respirava. Gesù aveva una circolazione sanguigna, un battito cardiaco. Il battito cardiaco e le trasmissioni nervose del sistema neurologico, uguale, tutto. Sbatteva le ciglia Gesù, sì, odorava, ascoltava, si tagliava i capelli, si tagliava la barba, cioè, capito? Sì. Allora, tutto quello che lui faceva dentro il suo cuore, dentro la sua anima, era continuamente offerto a Dio. Questo impariamolo, perché dopo, sennò quando parleremo dei giri nella divina volontà, non capiamo niente, non capiamo. Era completamente offerto al Padre, diceva: io questo non lo faccio solo per me, non santifico questo gesto che è assolutamente perfetto e te lo offro, ma io dentro questo mio gesto chiamo tutta l'umanità di cui sono rappresentante, e quindi tutte quante le cose brutte e anche le cose imperfette che ti faranno le riparo io in questo mio atto. Quindi cosa vuol dire? Che Gesù sul pianeta Terra ha respirato per tutti i membri della razza umana. Capite? E che cosa succede? Che se io, che vivo oggi, imparo ad unirmi alla divina volontà, il respiro che Gesù ha fatto per me, in sostituzione del mio respiro che è imperfetto perché io non ci penso che posso respirare nella divina volontà e posso rendere divino anche un atto inconsapevole, se io lo prendo e lo faccio mio, diviene divino anche il mio. Questo è un passaggio fondamentalissimo, capite? Questo che cosa ha causato? Una riparazione perfetta al Padre, cioè tutta la razza umana è perfettamente riconciliata, non soltanto perché Gesù ha distrutto oggettivamente tutto il male, per cui chiunque invoca la misericordia di Gesù è liberato dai peccati, purché sia pentito, perché il suo sacrificio è un sacrificio perfetto. Ma attenzione! Chiunque si unirà alla divina volontà troverà la perfezione assoluta in Gesù della santità, perché la redenzione, la giustificazione, come già la Chiesa insegnava nel Concilio di Trento, comporta due atti: la distruzione del male, ma anche il processo di divinizzazione dell'uomo, di santificazione dell'uomo, che è perfetto solo quando i suoi atti diventano divini, e diventano divini solo quando sono fusi con quelli che Gesù ha compiuto sulla terra. Oppure, perdonatemi, questo lo dirò sempre, d'accordo, per chi è devoto della Divina Maria, in unione perfetta con quelli della Madonna. Noi abbiamo visto nelle puntate precedenti che la Madonna fin dal primo istante dell'incarnazione ha ceduto, ha rinunciato alla sua volontà, non ha compiuto neanche un atto, uno, con la sua sola volontà umana, mai, capite? Quindi anche lei, insieme all'umanità santissima di Gesù Cristo, è un anello perfettissimo di congiunzione con la divina volontà. Ora attenzione, che cos'è questa? Perché se io mi unisco alla divina volontà ho questa capacità di, capite, di entrare automaticamente negli atti di tutti gli uomini di tutti i tempi? Attenzione, perché la divina volontà, che si chiama anche negli scritti il Fiat Supremo, che si chiama anche il divin volere, anche se qualcuno fa una distinzione possibile, diciamo, tra la divina volontà in sé come essenza e il divin volere come operazione della divina volontà. Va bene, insomma, purché ci comprendiamo. Allora, Dio è eterno e quindi la sua volontà è semplicemente coeterna con lui. Cioè, noi vediamo, perché siamo temporali e temporanei, siamo immersi nel tempo, scusate, non meno nel tempo, non meno nel termine, noi vediamo una pluralità di azioni divine, no? Quindi vediamo la creazione, vediamo Adamo, vediamo Eva, vediamo noi, vediamo tutto in questo modo, no? Attenzione però che nell'eternità di Dio, del divin volere, è tutto presente in atto, non esiste lo scorrere del tempo. Capite? Quindi se io mi unisco alla divina volontà, io immediatamente abbraccio tutta la storia, subito, capite? Non può non essere così. E quindi io stesso, povero uomo, qui facciamo un anticipo di quella che è la vita nella divina volontà, vedo, non lo so, fare una cosa brutta a qualcuno, anziché parlarne male, dico: Gesù, ti amo con la tua volontà, metto il mio ti amo,
nella tua volontà, in questa cosa cattiva, per ripararla. E già che mi ci trovo, ecco, nella tua volontà non riparo soltanto questa cosa cattiva che ha fatto questa persona davanti a me, ma le riparo tutte, di tutti gli uomini, presenti, passati e futuri. Questo era quello che incessantemente faceva l'umanità di Gesù sul pianeta Terra. Di questo io dico sempre, si vede qualcosa di molto bene, sia nelle ore della passione di Luisa, dove Gesù svela anche le disposizioni interiori, quindi quello che lui faceva durante la passione, non soltanto quello che soffriva, ma come lo soffriva e come lo offriva e perché. E quando ha sofferto questa cosa, io stavo riparando i peccati dei giudici cattivi, di quello che tratta male il prossimo, le impurità, le immondizie, lo spiega. Capite? Quindi lui soffriva tutto quello che soffriva, d'accordo? E non soltanto c'era l'amore che dava valore a questa offerta, ma c'era questa sua attività interiore anche durante la passione ininterrotta, che era assumere quella cosa nel voler divino e riparare con quello e stroncare tutti i peccati di quella certa specie. Capite? È uno spettacolo, è unico. Io consiglio. Questa donna non sapeva che cos'era la divina volontà, però la vita interna di Gesù Cristo di Suor Cecilia Bai è una cosa stupenda, capite? Perché in quest'opera, che è un bel mattoncino, può darsi che riesca a prenderlo un attimo, così lo faccio vedere, andrà anche nel video, dovrebbe stare qui un attimo. Il testo è questo. Faccio vedere sia nella diretta che poi nel video. E questo si trova presso il monastero di San Pietro di Montefiascone. Qui praticamente si vede tutto l'interno che Gesù viveva. Dentro di sé, nelle varie cose che faceva. Io non sono riuscito a leggerlo tutto, ma quel poco che ho letto, è stato veramente impressionante e straordinario, perché mostra proprio l'interno di Gesù. E si vede che Gesù in continuazione offre una cosa e la offre al Padre per riparare la gloria, eccetera, eccetera. Ecco l'agire, cioè io lì ce l'ho proprio visto, capite? E questo di cui vi sto parlando. Ed ecco perché, come vedremo, la vita nella divina volontà è una forma di vita stupenda, perché se la si vive, noi saremo connessi interiormente fino a raggiungere l'H24 con essa. E quindi in noi non ci resterà più niente di umano, ma tutto diventerà divino. Il peccato ce lo dimenticheremo, d'accordo? Attenzione, se ci sarà un'unione vera con la divina volontà, che come vedremo a suo tempo, presuppone una scelta ferma e irrevocabile, anzitutto di farla la divina volontà, così come è stata sempre fatta in maniera, come dire, classica, se perdoni un attimo il termine, capite? Fino poi a sublimare questa cosa nell'unione con la divina volontà, cioè nel essere e operare nella divina volontà. Quindi teniamo presente questo passaggio, eh? Può darsi, forse saremo anche alla prossima puntata su questo scritto, non fa niente. Stiamo a un momento di snodo essenziale, perché noi potremo capire la vita nella divina volontà se capiamo bene quello che hanno fatto Gesù e Maria, perché non è altro che rifare le stesse identiche cose che hanno fatto loro sulla terra. Capite? Rileggo il paragrafetto e poi andiamo avanti. Tutto facevo e rifacevo. Quindi cosa vuol dire rifacevo? Rifaceva gli atti sballati della nostra umanità. Capito? Anche gli atti buoni e santi, ma imperfetti, perché non uniti alla volontà divina, li ha tutti rifatti. Oggettivamente. Attenzione però, così capiamo. Come lui oggettivamente ha redento l'umanità, ha tolto i peccati, come faccio io ad andare a prendere la redenzione che Gesù ha operato? Domanda, come si fa? Con i sacramenti, dal battesimo in poi, se io voglio beneficiare della redenzione, devo ricevere i sacramenti, tutti. Ok? E non si scappa. Come faccio io a beneficiare di questi atti che Gesù ha rifatto per me? Li devo andare a prendere, imparando
La vita interiore nella divina volontà e accogliendo questo dono. Spero di essere stato chiaro, d'accordo? Per ora, ecco, poi vedremo, dice, come faccio ad andare a prenderli? E poi lo vedremo. Però l'importante è che sia chiaro, per ora. Quindi, facevo e rifacevo tutto, e anche un pensiero di ciascuna creatura, quindi un pensiero, era rifatto da me e suggellato col mio voler divino. Bellissimo. Pensate a un buon proposito, noi facciamo sempre tanti buoni propositi, d'accordo? Se ne vanno poi quasi tutti a farsi benedire. Un proposito di per se stesso è una cosa buona, ma un proposito divino, capite? Cioè, vedremo che quando uno agisce nella divina volontà, la divina volontà ha degli attributi che sono gli stessi della divinità. Quali sono? L'eternità, l'infinitezza, l'immensità, ma anche l'onnipotenza. Cioè, se io faccio un proposito nella divina volontà, veramente, non a chiacchiere, non, cioè, capito? Cioè, quel proposito viene a beneficiare della proprietà dell'onnipotenza, perché a me quel proposito dalla testa non me lo lea nessuno se è buono e se Dio lo vuole. Cioè, non so se mi spiego. Guardate che è qualcosa di veramente grande, eh? Vedremo che negli scritti di Luisa c'è scritta una cosa. Se uno veramente comincia a vivere in questo mondo, il demonio è spacciato, non ci può fare più niente. Non ci può fare più niente. Ammaina la bandiera, non può competere contro la volontà divina, capite? Non ci può fare niente. Capite? Quando lui si avvicinava alla Madonna, ci ha provato qualche volta, leggetegli gli scritti della mistica città di Dio, Maria da Greta. Che sono ogni tanto fa ridere, no? Perché i demoni ogni tanto andavano a fare il conciliabolo, fa ridere, ma manco tanto, no? E dicevano: ma chi è sta donna che sta lì? Ma chi è? Cioè, è una donna umile, normale, insomma, poi è pure sposata. Non è sicuramente la madre del Verbo incarnato, perché è una donnetta, c'ha pure uno vicino, non si capisce bene. Però non ci riusciamo neanche a avvicinare, questa c'è una forza che ci tiene lontano, è troppo santa, bisogna inventarsi qualcosa. Io me lo ricordo molto bene, c'erano i conciliamboli dei demoni, nella mistica città di Dio di Maria da Greta, che dicevano così, cos'era che respingeva i demoni lontano da Maria Santissima? L'unione con la divina volontà, non ti avvicini proprio, cioè tu potevi pure provare, cioè in teoria, cioè dice la Madonna, in teoria avrebbe potuto peccare. Se trovi il modo per scardinarla questa cosa qui, capito? Ma quando uno la consolida, la vive in modo come l'ha vissuta lei, ragazzi, è certo che nessuno di noi esseri umani, figli di Adamo, dovrà poi fare mai il presuntuoso, il gradasso, anche perché io non credo, salvo una divina rivelazione, che nessuno possa mai, cioè, come il Concilio di Trento dice che nessuno può avere la certezza di essere in grazia, questo ricordiamolo sempre, eh? Io non posso avere la certezza di essere in grazia, io adesso, perché non è possibile senza una divina rivelazione. Sapete, quando volevano bandare a rogo prima del tempo Santa Giovanna d'Arco, le fecero questa domanda: senti un po', tu sei in grazia di Dio? Questa è una domanda tipo quelle che facevano a Gesù, il battesimo di Giovanni veniva da Dio, perché, dal Dio dagli uomini, perché qualunque risposta avesse dato sarebbe stata negativa, perché se diceva non sono in grazia di Dio, allora vedi che sei una strega e ti bruciamo. Se diceva sono in grazia di Dio, allora sei un'eretica perché vai contro il Concilio di Trento. Era morta. Allora sapete che ha risposto? Ha fatto una risposta tipo Gesù ai farisei. Se lo sono, in grazia, Dio mi ci mantenga. Se non lo sono, Dio presto mi ci faccia essere. Questo lo parafrasiamo con la divina volontà, d'accordo? Perché adesso conosceremo questo mondo attraverso queste catechesi. Uno potrebbe dire, ci entro, consacrazione alla divina volontà e comincio a impegnarmi bene. Dopodiché, ci sono entrato? Lo sto vivendo veramente? Noi avremo, come ci sono delle spie in base alle quali uno capisce se sta o non sta in grazia, capisce, presume, spera, d'accordo? In base ad alcune spie. Così vedremo che ci sono alcune spie che possono, come dire, farci pensare con molta umiltà che forse stiamo entrando in questo regno. Ma guarda chi si azzarda a fare il gradasso o a fare il folle
o a fare cose strane, quindi trasformando il dono in una disgrazia, anziché nella più grande grazia che potesse arrivare, no? Ok? Proseguo. Il mio amore vuole sfogo e vuol far conoscere gli eccessi che operava la mia divinità nella mia umanità a pro delle creature. Attenzione, eccessi che superano di gran lunga gli eccessi che operava esternamente la mia umanità, che pure bisogna studiare bene. Cioè, l'umanità di Gesù è assolutamente, come dire, ammirabile secondo noi? Insomma, chi è capace di fare esattamente tutto quello che ha fatto lui come uomo? Cioè, sta su un altro pianeta, sta. Quindi, ai nostri occhi, appare immensa, appare inarrivabile, d'accordo? Così come chi è che si mette a competere con la Divina Maria? È certo che l'imitazione di Maria è una componente fondamentale di chi vive, di chi vuole vivere la vera devozione a lei. Ma imitazione, imitazione perfetta, perfetta, perfetta in tutto e per tutto. E chi ce la fa? Capite? C'è un canto che dice anche che Maria è l'irraggiungibile, d'accordo? Non ce la facciamo arrivare a vette così grandi. Contemplando quel poco di umanità che conosciamo di Gesù e quel poco che sappiamo della vita della Madonna. E se noi vedessimo quello che la divinità operava in loro? Allora, e che cosa sarà? Guardate, questa è una cosa bellissima. Io questo l'ho proprio vissuto. La divina volontà sarà una casca è una cascata di amore. Cioè, quella parola di cui ci sciacquiamo tante volte la bocca, che Dio è amore, che Dio è buono, a volte anche parlando della benedetta misericordia. Tanto caro al Papa, in maniera sciocca, scialba, sciatta, grossolana, che addirittura può diventare un modo, come diceva San Giovanni Bosco, che si va a riempire l'inferno con la misericordia malintesa, che è proprio un'offesa a Dio gravissima. Perché una delle cose più belle che esiste, insieme al suo amore, diventa travisato, d'accordo, e malinterpretato, fonte di perdizione. Ecco a che cosa arriva la nostra perversa anche in questa volontà umana. La divina volontà sarà una percezione vera, intima e profonda di quanto Dio ci ama. Capito? Di tutte le cose che aveva dato all'uomo in quanto uomo, che non erano altro che ogni sorta di gioia, di bene, di felicità da vivere già nel paradiso terrestre, non soltanto preparata per il paradiso celeste. E lui promette alle anime che vivranno nella divina volontà di cominciare a vivere una vita veramente felice da qui. Lo vedremo. E addirittura promette grazie, prodigi e portenti straordinari come mai si sono uditi a chi veramente ci entra. Capite? Questo non vuol dire che non ci sarà più la croce e la sofferenza, d'accordo? Non facciamo idee bislacche, d'accordo? Perché questo ho sempre detto, quello che c'è stato e che c'è sempre stato e che la Chiesa ha sempre raccomandato, rimane. Si va oltre, d'accordo? Perché io già metto subito le mani avanti. No. Che se vivi nella divina volontà e ogni atto diventa divino, quindi anche non si fanno più digiuni, no, non si fanno e come? E si fanno proprio perché ho il digiuno nella divina volontà, io partecipo al digiuno che ha fatto Gesù nel deserto. Immaginate la forza che c'ha un digiuno fatto nella divina volontà, unito, fuso con quello che ha fatto Gesù. E quanti peccatori converte un digiuno di quel genere? E quanto male ripara, capito? È semplicemente la mia umanità che diventa simile a quella di Gesù e di Maria e diventa un portento, una bomba, d'accordo? Questo ci farà anche comprendere come è vero che Gesù e Maria hanno sofferto tantissimo in questa vita, però il fiore della Madonna è la rosa, d'accordo? I misteri della Madonna sono i gaudiosi, cioè la rosa c'ha le spine, sì, il cuore immacolato, che si vede alle mie spalle, c'ha le spine, sì, e noi le dobbiamo togliere tutte quante, ma la gioia, la letizia che la Madonna ha vissuto in questo mondo e che Gesù anche ha vissuto in questo mondo, godendo della divina volontà, dando nella sua umanità continuamente gloria al Padre, noi dobbiamo imparare a conoscerla, perché è bello, capite?
Cioè, questo darà anche un pochettino un taglio all'idea che il cristianesimo sia solo tristezza, è solo sofferenza, è solo croce, è solo tribolazione. Attenzione, capite sempre bene? Non è solo questo. Certo, c'è anche questo, ma nella divina volontà, io ve l'assicuro, c'è anche un sacrificio offerto, ma il sacrificio lo offri con gioia, lo offri. Se stai fuso con la divina volontà, ma anche le cose più gravi e più brutte che ti possano capitare, più dolorose, d'accordo? Se stai nella divina volontà, diventano miele, diventano zucchero. Se San Luigi diceva, i devoti della Madonna, totus tuus, quelli che sono capaci di vivere in lei, per mezzo di lei e con lei, spogliati di se stessi, ricevono croci più grandi perché il demonio ce l'ha più a morte con loro, ma quelle croci per loro sono zuccherini. Perché la presenza della Divina Maria le stempera, le rende dolci. E per cui un consacrato totus tuus degno di questo nome, ma dove stanno, tra l'altro, dice, è capace di portare delle croci che a un poverino fedele, buono è, uomo di buona volontà che intende santificarsi, non ci farebbe per spostarla neanche un millimetro. E questi li portano come se stessero andando in vacanza. Lo scrive San Luigi, leggete il Trattato della Vera Devozione, non lo sto dicendo, se uno dice, beh, ma Luisa Piccarreta è appena cominciato il processo di beatificazione, è serva di Dio, quindi ancora non lo sappiamo. Vi ripeto, nella consacrazione Totus Tuus si trovano i prodromi di questa roba qui, ma molti prodromi, molti, io più tempo passa e più mi convinco che sono molti, no? Ecco, allora, il mio amore vuole sfogo, quindi quanto Gesù ci ama, vuole farcelo capire, vuole farcelo conoscere, vuole metterlo a nostra disposizione. Voi esseri umani dovete capire quanto vi amo, dovete rendervene conto di quanto vi amo, capito? Gli eccessi che operava la mia divinità nella mia umanità, perché? Perché li facciamo con lui, a pro delle creature, eccessi che superano di gran lunga gli eccessi che operava esternamente la mia umanità. Proseguo. Ecco perché ti parlo spesso del vivere nel mio volere. Attenzione, che finora non ho manifestato a nessuno. Quest'altro passaggio è un altro passaggio fondativo. Finora non ho manifestato a nessuno, cioè, se vi ricordate le prime puntate dove io ho raccontato anche un pochettino da un punto di vista, come amo fare ogni tanto, esperienziale, il mio contatto di ormai diversi mesi fa con la Divina Volontà e il pregresso, no, che mi erano capitati sti scritti di questa Luisa Piccarreta, la Divina Volontà, dico, cioè, capito, non mi attraevano particolarmente perché dico, ce lo so che bisogna fare la volontà di Dio per andare in paradiso, capite? Ma attenzione, qui parla di vivere nel mio volere. Non è semplicemente osserva i 10 comandamenti, pratica le virtù, fuggi i vizi. Questo si sa che è volontà di Dio. Io sono prete e segui bene i doveri del tuo stato di sacerdote, d'accordo? Tu sei sposato, apriti alla vita, fai figli, onora tuo marito, amalo, d'accordo? Questo va bene, ma è altro. Non l'ho manifestato a nessuno finora. Cioè, Gesù ha voluto che si consolidasse bene la fede nella sua divinità. E la conoscenza e l'imitazione della sua umanità, prima di passare a questo secondo, ed è ovvio che sia così, perché per due motivi, se non si è più, allora, che cos'è il contatto con l'umanità di Gesù? È il contatto con il fiat redimente, quindi con la distruzione del peccato e la vita di grazia, quindi una volontà che ha scelto di seguire quella divina. Questo è il presupposto, capite? Senza questo non si entra nella divina volontà. Non esiste il peccato nel regno della divina volontà, non c'è. Cioè quello che San Giovanni scrive, chiunque è nato da Dio non pecca. Sono lettere di San Giovanni Apostolo, la Bibbia questa qui, Chi pecca non lo ha mai visto e conosciuto. Capito? Non esiste, capito, una roba del genere. Questo non vuol dire, avete detto la volta scorsa, che non esiste la confessione, perché comunque la nostra umanità
ce la portiamo dietro, ci sono una marea di imperfezioni da confessare e anche strascichi di peccati veniali, come si chiamano, semi deliberati che ti scappano e su cui l'attenzione, ma nel regno della divina volontà veramente si fa un, come dire, una planata verso la perfezione, nel senso che si comincia a curare i minimi dettagli, come avveniva in Gesù e Maria, anche nelle loro umanità perfettissime, che devono riverberarsi nelle nostre. E anche questo è evangelico, perché Gesù al termine del discorso della montagna ha detto: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Cioè, siamo perfetti, ma noi siamo esseri umani, noi siamo peccatori. Gesù ha detto: siate perfetti. E Gesù non parla a vanvera come noi. Se ha detto siate perfetti è perché è possibile diventare perfetti. Bisogna sapere i segreti della perfezione, questo è il più sublime. Allora, quindi, quello di cui parliamo è un inedito. Così come il Trattato della vera devozione a Maria, che scrisse San Luigi nel 1000, a cavallo tra 1600 e 1700, prima non c'era, Lui lo dice: io ho cercato tutte le devozioni di questo mondo, ho letto tutti i libri possibili e immaginabili della devozione alla Madonna, ma quello che vi sto per dire io non l'ho trovato da nessuna parte. Ed è la verità. La santa schiavitù d'amore l'ha rivelata San Luigi Maria Grignon da Montfort. Io auspico e spero, prego, che qualche santo papa abbia la gentilezza, la carità, la delicatezza di dichiarare San Luigi dottore della Chiesa, perché quella dottrina è assolutamente sublime, d'accordo? E gliel'ha rivelata lo Spirito Santo, la Divina Maria, che tanto amava, è come una cosa nuova nella Chiesa. E quindi, a mio avviso, io lo dico come povero prete, insomma, come povero fedele, merita il titolo di dottore della Chiesa, per questo. Se Luisa un giorno diventerà santa, potremo anche discutere se tanto anche adesso, anche giustamente, anche le sante donne hanno avuto il titolo di dottoresse della Chiesa, ce ne abbiamo già un pochino, e se farla dottore della Chiesa per la dottrina sulla Divina Volontà. Io chiaramente, a occhio e croce, insomma, ovviamente senza anticipare nessun tipo di giudizio, insomma, se dovessi sapere che nel futuro il processo di canonizzazione termina con la dichiarazione di canonizzazione, con l'approvazione ufficiale di tutti gli iscritti, beh, un pensierino, diciamo così, allo step già successivo, insomma, di dichiararla dottore della Chiesa, insomma, non mi sembrerebbe troppo azzardato, insomma, no? Allora, dice: non l'ho mai manifestata a nessuno, al più hanno conosciuto l'ombra della mia volontà, la grazia, la dolcezza che il farla essa contiene, cioè esperienza che fanno anche i peccatori convertiti, no? Che se si rimettono in grazia cominciano a stare in pace, a stare un po' meglio, insomma, non stanno sempre, cioè, perché? Perché già lo stare in grazia, stare lontano dal peccato, e quindi cominciare a fare qualcosa della divina volontà, ci fa stare meglio. Questa è l'esperienza di tutti quanti. Quindi fino adesso, questo sì, d'accordo? È chiaro che i santi l'hanno gustata di più la dolcezza, perché i santi l'hanno fatta a maggior livello la volontà di Dio, con più profondità, con maggiore estensione, con maggiore perfezione. Però, dice Gesù, penetrarvi dentro, abbracciare l'immensità, attenzione a quello che dicevamo prima, moltiplicarsi con me e penetrare ovunque. Il tempo sta per finire, sto capoverso è un pochino lungo, io mi viene la tentazione di fermarmi perché qui bisognerebbe starci abbastanza a lungo. Penetrarvi dentro la divina volontà, abbracciare l'immensità, cioè ci rendiamo conto della bellezza di questa cosa, moltiplicarsi con me. Gesù nella sua umanità confusa con la divina volontà si moltiplicava e entrava, capite, nei pensieri di tutti gli uomini di tutti i tempi per rifarli, pensieri, le azioni, e penetrare ovunque, perché la divina volontà è tutta e dappertutto, con atto unico, fuori del tempo e fuori dello spazio. Anche stando in terra, quindi penetrare ovunque, anche stando in terra, in cielo
e nei cuori. Poi è bellissimo, deporre i modi umani di agire ed agire coi modi divini. Cioè, ma non vi piacerebbe deporre i modi umani, tutti i modi umani, capite? Anche quelli che caratterizzano, avete visto, la vita degli uomini, che io mi stufo adesso ogni tanto quando vedo che si offendono, sono permalosi, vogliono questo, vogliono quell'altro, capito? Pensiamo a, come dire, alla quintessenza dell'umanità, d'accordo? Anche l'umanità bella, diciamo così, non l'umanità pulita, l'umanità buona, ma è sempre umanità. Si vede che è una cosa piccina, no? Piccola, limitata, imperfetta, povera, piccola, ecco. Vuoi deporre i modi umani per imparare ad agire con i modi divini? Questo non è conosciuto ancora, dice Gesù. Non è conosciuto, non lo sanno, non lo sappiamo. Tanto che a non pochi comparirà strano, già quello che ho detto oggi, ma che sono queste cose qua? L'atto unico, la volontà divina, Gesù che rifaceva gli atti nostri, che penetrava, e io posso moltiplicarmi con lui, ma che sono queste cose qua? Ecco, adesso sto facendo un po' d'avvocato. Dice, a non pochi comparirà strano, e chi non tiene aperta la mente alla luce della verità, perché qui stiamo dinanzi a uno splendore del sole, non ne comprenderà un H. Zero. Capirà niente. Ciò nonostante, e poi ci mettiamo punto, io a poco mi farò strada, manifestando ora una verità, ora un'altra di questo vivere nel mio volere, familiarizziamoci con questo termine, che finiranno col comprenderlo. Io mi fermerei qui perché vedo che il tempo a nostra disposizione è quasi scaduto. Ecco, spero che possiamo condividere, diciamo, la gioia dell'assoluta bellezza di quanto abbiamo ascoltato e che abbiamo cominciato un pochino a comprendere cosa è vivere nel divin volere alla luce di quello che il Verbo incarnato ha cominciato a manifestare, di quello che faceva. Bene. La mia benedizione a tutti, una santa settimana. Ave Maria.